Buongiorno, seduta di consiglio del 16 marzo del 2021. Dottoressa Calderone, predisponiamo l'appello. Allora, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio del 16 marzo 2021 della terza circoscrizione. Allora, Sant'Angelo assente. Ulemi. Presente. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Ilardi. Qualcuno mi dice se sono collegati. Al momento non mi risponde. Esther. Presente. Quartararo. Presente. Rappa. Presente. Tarantino. Tarantino era collegato poco fa. Non lo vedo. Ora sì, ora sì. Consigliere Tarantino. Vabbè, passo avanti. Terranova. Presente. Allora, Tarantino mi dice, me lo dice di nuovo, presente, per favore. Sì. Allora, sono presenti. Presente. Presente. Sì, sono presenti 8 consiglieri, il numero legale c'è, il presidente può procedere al degli scrutatori, Allora, naturalmente il scrutatori, consenso di utilizzare, mi scusi Presidente, prego, prego. prestiamo il nostro consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Allora, scrutatori, Quartararo, Prester, Bruschetta. Va bene. Allora, passiamo alla lettura delle comunicazioni. Sì, vi sono alcune comunicazioni da parte della Presidenza della RVAP. Prima vi leggo quelle e poi vi leggo le comunicazioni dei consiglieri. Come vuole, faccio lei. Sì, vi è una comunicazione della RVAP per quanto riguarda la disinfestazione, postazione, raccolta RSU via Rizzotto. In riferimento alle mail del 24 febbraio 2021 si comunica che l'intervento di cui un oggetto è stato espletato in data 1 marzo. Poi vi è disinfezione, postazione, raccolta RSU via impastato. In riferimento alle mail del 24 febbraio 2021 si comunica che l'intervento di cui in oggetto è stato effettuato in data 1 marzo 2021. Poi vi è la disinfezione, postazione e raccolta RSU via Lo Greco. In riferimento alle mail del 24 febbraio 2021 si significa che l'intervento di cui in oggetto è stato effettuato in data 1 marzo. Poi sempre da parte della RAP vi è disinfezione, postazione e raccolta RSU via Lo Greco. In riferimento alla email del 24 febbraio 2021 si significa che l'intervento di cui l'oggetto è stato effettuato in data 1 marzo. Poi vi è disinfezione, postazione e raccolta RSU via Del Visone. In riferimento alle mail del 24 febbraio si comunica che l'intervento di cui in oggetto è stato espletato in data 2 marzo. Poi vi è ancora disinfezione, postazione e raccolta RSU via Nicolò Azzotti, angolo via Del Visone. In riferimento alle mail del 24 marzo 2021 si comunica che l'intervento di cui, il 24 febbraio sarà, si comunica che l'intervento di cui in oggetto è stato effettuato in data 2 marzo. Disinfezione, postazione e raccolta RSU via dell'Antilope. In riferimento alle mail dell'1 marzo 2021 si comunica che l'intervento di cui un oggetto è stato espletato in data 2 marzo. Postazione, disinfezione, postazione e raccolta RSU via Mico Gelacevero. In riferimento alle mail dell'1 marzo si comunica che l'intervento di cui un oggetto è stato effettuato in data 2 marzo.
Disinfezione, postazione e raccolta RSU via Guido Rossa di fronte al Civico 30. In riferimento alle mail del 24 febbraio, con la presente si comunica che l'intervento di cui in oggetto è stato effettuato in data 2 marzo 2021. Poi vi è disinfezione, postazione e raccolta RSU largo dei fasci siciliani. In riferimento alle mail dell'1 marzo 2021 si comunica che l'intervento di cui l'oggetto è stato espletato in data 2 marzo. Ancora disinfezione, postazione e raccolta RSU via Papa Giovanni XXIII. In riferimento alle mail del 24 febbraio 2021 si comunica che l'intervento di cui l'oggetto è stato effettuato in data 2 marzo 2021. Queste sono le comunicazioni da parte dell'ufficio presidenza della RAP. Ora invece le comunicazioni dei consiglieri. Perfetto. Allora, il consigliere Bruschetta scrive che chiede agli uffici RAP S.P.A. il ritiro di incomprati nella via in oggetto indicato, che è il ritiro incomprati in via Caduti dell'Arte luglio 1960. Dell'8 luglio, mi scusi dottoressa. Ah, vabbè, ho scritto magari qualche errore, via ai caduti dell'8 luglio. Va bene, va bene. Dottoressa, può ripetermi ancora questa richiesta che non l'ho sentita, che ho problemi di connessione. Ritira ingombranti in via caduti dell'8 luglio 1960. Ok, poi, grazie. Prego, pulizia e diserbo in via Caduti dell'8 luglio 1960. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza, chiede agli uffici il RAP, pulizia e diserbo della via in oggetto. Ah, era forse la seconda. Pulizia e diserbo. Sempre alla RAP, sia gli ingombranti che il diserbo. Poi vi è invece... da parte del consigliere Tarantino, richiesta servizio di serbo via Giuseppe Casarrubea. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza, chiede con cortese sollecitudine l'intervento di cui in oggetto. Poi vi è da parte del consigliere Tarantino richiesta servizio di serbo via dello Spinone. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza, chiede con sollecitudine l'intervento di cui in oggetto. Richiesta servizio di serbo via del Volpino. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza, chiede con cortese sollecitudine l'intervento di cui in oggetto. Rimozione rifiuti ingombranti in via Falso Miele, angolo via Loi. Con la presente su richiesta del sottoscritto consigliere Francesco Terranova, a seguito delle segnalazioni di cittadini residenti, si chiede con cortese sollecitudine un intervento della RAP per la rimozione dei rifiuti ingombranti in via Falso Miele ad angolo con via Aloi. Poi vi è una richiesta urgente, rimozione materasso marciapiede in via Oreto, nei pressi del civico numero 343. Il sottoscritto consigliere della terza Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente alla competente azienda RAP al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto, in quanto il marciapiede risulta impercorribile. Non vi sono, ve le ho lette tutte. Perfetto, grazie dottoressa. Allora, proseguiamo con i lavori nell'ambito delle comunicazioni. Qualcuno vuole chiedere parola? Sì, presidente. Prego, consigliere. Sì, grazie. In base alle segnalazioni che ho fatto di questa buca in via Belmonte Chiavelli al civico 3N, cioè davanti alla mia attività commerciale, volevo comunicare a codesto consiglio che la buca si è sprofondata ancora di più, presidente. Purtroppo avevamo messo noi c'erano. Hanno fatto qui vicino al negozio dei muratori e l'avevano riempito, ma adesso presente è sprofondata ancora di più.
e praticamente questa voragine ora tende sempre di più ad allargarsi. Io chiedo al Consiglio, per favore, alla Presidenza, per favore, Presidente, di comunicare nell'immediatezza o alla Polizia Municipale, o alla RAP, o a chi è di competenza, all'AMAP, a chi è di competenza, che già non se ne può più, Presidente. Stiamo parlando già di questa buca più di 3 anni. È una vergogna. È una vergogna. Veramente. Grazie, Presidente. Ma ha fatto richiesta ora ultimamente, oggi? No, oggi no, Presidente, ma l'ho fatta qualche mese fa, Presidente. Ne abbiamo parlato anche in Consiglio. Sono venuti la Polizia Municipale a guardare, la RAP a visionare. Ah, consigliere, presento un'interrogazione urgente. Un'interrogazione urgente che noi la giriamo agli uffici, proprio seduta stante, faccia questa interrogazione. Non la sento, Presidente. Verbalmente lo metta per iscritto, così giriamo subito agli uffici preposti, che effettivamente dopo un mese che ha fatto richiesta lei, ma chissà da quanto c'è questa buca presente. 3 anni, Presidente, 3 anni, tre anni. E non si scherza. Ora io le faccio una foto, Presidente, la invio anche alla testa e le faccio notare. Perfetto, faccio un'interrogazione per email, non i motivi, perché oggi non sono stati eseguiti i lavori, o perlomeno ha messo in sicurezza questa buca in via Chiavelli 3N. Va bene, Presidente, ora nell'immediatezza faccio la foto e faccio la richiesta. Perfetto, ok. Allora, ci sono altre richieste? Sì, Presidente. Prego, consigliere Quattara. Diciamo, ricollegandomi alla problematica che sta evidenziando il collega Ilardi, in seguito anche alle comunicazioni lette dalla dottoressa, dove vediamo in un certo senso, e ci fa piacere, dico non in un certo senso, ci fa piacere che la RAP risponda alle richieste di disinfettazione, di svuotamento e di quant'altro, però dico, viaggiamo sempre all'oscuro riguardo la manutenzione strade e la manutenzione marciapiedi da parte di RAP. Non abbiamo alcun tipo di risposte in merito a richieste fatte di rifacimento manto stradale, ripristino buche, ripristino marciapiedi. Viviamo perennemente con transenne su buche che sono messe in sicurezza, tolgono il discorso pericolo in maniera tale che il pedone non possa inciampare, però non vengono mai ripristinati. Quindi ripeto, urge un confronto con RAP per capire, perché lo sappiamo mezzi non ufficiali, che il servizio di manutenzione a quanto pare dovrebbe essere affidato a privati, però urge un confronto con RAP per capire nel frattempo cosa sta succedendo, in che maniera RAP si muove, se questa gara va fatta a breve, quando se ne parlerà, Presidente, perché non possiamo stare in circoscrizione in queste condizioni, con marciapiedi impercorribili, impraticabili, o peggio ancora manto stradale che naturalmente può causare problemi seri all'incolumità delle persone, Presidente. Quindi urge urgentemente un confronto con RAP su questa tematica, Presidente. Assolutamente, anche perché dico, consigliere Ilardi sta mandando queste foto, cioè, obiettivamente qua è una situazione di vero pericolo, tra l'altro dico, non è neanche transennata. Lasciamo stare, dico, le auto, ma un pedone, un motociclo, qua la situazione è veramente grave. Ma così sicuramente tutta Palermo sarà combinata così, cioè, quindi noi ora, alla luce di queste foto che ci stiamo mandando, ora faremo un situazioni del genere, ce ne sono a decina nella nostra circoscrizione, non per sminuire, anzi per rafforzare quello che evidenzia il collega Ilardi, per dire, in Violeto Nuova, davanti non ricordo il numero civico, dico, per farmi capire, davanti l'ex negozio Hobby Video, conosciuto perché noleggiava videocassette ai tempi, c'è una voragine sul marciapiede addirittura non transennata, perché avevo chiesto il ripristino,
erano venuti a transennarla e parliamo già quasi di un anno, poi con Allora, io sono le convinto che questa buca verrà tamponata con del, come si chiama, bitume, asfalto a freddo. No, no, Cioè, Presidente, neanche quello hanno fatto. Cioè, è cura dei residenti mettere puntualmente una cassettina di legno o un copertone di auto per segnalare questa buca perché l'hanno a suo tempo transennata. vabbè, ora faccio una nota io, ho delle foto. Urge, urge un Questa pure, confronto Presidente, scusi. Presidente, per capire come si sta muovendo in merito alla manutenzione strada e marciapiedi. Cosa sta Scusi. succedendo? Perché non abbiamo risposte totalmente. Rispondono per quello che gli conviene, derattizzazioni, disinfestazioni, però argomento manutenzione strada, niente, nemmeno una nota. Diciamo che questa buca, Presidente, era stata transennata, poi con il vento. Sì, ma transennata che significa? Cioè, non, cioè, o Sì, intervengono i... Cioè, io non ci credo che non hanno una squadra, tutti i transennata comuni di abbandonata, Palermo, anche Presidente. questi del COIME, in situazioni di vero pericolo. Non è perché stiamo dicendo che c'è asfalto ammalorato. Qua è condizione di pericolo, punto. Non si Allora, Presidente, discute. nella mia Chi ignoranza è non ho. preposto che ci arrivano queste note? E sono convinto che li leggono. Ma per un fatto di coscienza pure personale, li gira qualcuno, chi di competenza dice, lo fa presente anche che è una situazione di vero pericolo. Significa che cioè, nessuno si può assumere le responsabilità. È inutile che ha un contratto. Quale contratto richiede? Qua non è che sono lavori di grossi importi. Qua è un lavoro di un'ora, di un'ora. Scavare di più e vedere un attimo, poi non ho capito, sembra qua un cavello dalla foto, non so se forse pure di pertinenza dell'AMAP o del gas, non si capisce neanche, tra l'altro. No, Presidente, può essere anche perché qui hanno effettuato dei lavori sia la Telecom sia la Fastweb. Hanno fatto questi lavori, Presidente, può essere anche che è ceduto questo materiale allora, per il lavoro che hanno fatto malissimo, Presidente. Qui bisognerebbe, a mia impressione, da ignorante, Presidente, perché non sono un tecnico di competenza. Qui bisognerebbe aprire tutta questa voragine, Presidente, perché è profondissima. È profondissima. E rimettere proprio del materiale e lasciarlo per qualche periodo per assestarsi. Per questo dico sempre io, perché fanno i lavori e il Comune non manda mai un tecnico a controllare a queste ditte private, a questi signori? Ora, tra l'altro stavo leggendo una delibera, una proposta di delibera fatta dalla quarta circoscrizione, che è interessante, diciamo, che riguarda appunto i lavori di manutenzione, proprio riallacciandoci a quello che diceva il consigliere Lardi, che secondo me la potremmo fare anche nostra, questa proposta appunto, che parla di inserire una clausola nei contratti, di lavori quando, si fanno appunto i lavori di soggetti terzi, cioè lavori di scavi telecom, o allaccio al gas, che nella clausola, anziché fare interventi relativamente al tratto in questione dove viene effettuato lo scavo, poi tra l'altro dico io. Sfido chiunque di trovare qualche collega che è riuscito a individuare che dopo aver fatto questi interventi manutentivi di interventi manutentivi per la fibra o qualsiasi altro tipo di lavoro, sia stato fatto un ripristino a regola d'arte.
cioè né testimonianza via l'Orsa Minore, dopo a più riprese sono stati fatti interventi proprio perché poi col tempo, anzi nel brevissimo tempo, il tratto scavato si avvallava nuovamente. Quindi la quarta circoscrizione ha pensato bene che di far inserire questa clausola contrattuale che dice che nell'affidare tra i lavori di impegnare appunto l'amministrazione a eseguire il ripristino dell'intero manto stradale dove viene realizzata l'opera. E chiaramente l'intera spesa, che poi presumo che sarà poi a carico del comune, sarà effettuata sarà addebitata appunto alla ditta stessa. Questa potrebbe essere un'idea, dico, noi la potremmo pure sposare questa mozione questa proposta fatta dal Consiglio della Quarta e portarla avanti. Così si evitano appunto, perché sicuramente quando si vanno a fare dei preventivi, allora, dà l'autorizzazione il comune dà l'autorizzazione a fare questi interventi, loro si limitano solo esclusivamente appunto nel tratto interessato, quindi lasciando le strade come se fossero una groviera. Comunque, andiamo avanti con i lavori. Volevo appunto che ieri ci siamo raccordati, cambiamo argomento, ci siamo raccordati a fine consiglio, cioè dopo consiglio, per a seguito della richiesta da parte per l'organizzazione dell'evento del libro. Ora riprendo nuovamente la richiesta che era stata inviata a noi. Come si chiama questa? Posto, presidente? Sì, un secondo solo. Come si chiama questa? Che ci ha mandato questa? Le mail è della dottoressa Calandra. Richiesta con la parte. Vabbè, non riesco a trovarla la mail. Appunto. Per questo, presidente. Vabbè, prego, prego, consigliere. Sì, in poche parole, diciamo, abbiamo ricevuto questa nota da parte, diciamo, della dottoressa Calandra, che è la coordinatrice del progetto Libro Ovunque, no? Libro Ovunque, dottoressa Calandra, sì, l'ho trovata. Sì. Vuole continuare lei, presidente, oppure? No, prego, prego, prego. Sì, appunto, con diciamo questa, diciamo, nota, in poche parole, si entra nel vivo, perché come sappiamo dal 1° aprile partirà, diciamo, il progetto Libro Ovunque. Quindi, diciamo, entra nel vivo dal 1° aprile con la prima circoscrizione, sì. E conseguentemente, diciamo, poi ci sarà la seconda e la terza. Appunto, diciamo, con questa nota ci fa notare che appresso ci sarà un incontro in video, in conferenza, anche per vedere come progettare, diciamo, gli incontri e questa manifestazione. La cosa più importante che mi volevo sottolineare, appunto, che invitava anche la partecipazione, diciamo, al presidente per quanto riguarda diciamo la giornata mondiale della poesia, che è il 21 marzo, quindi tra pochissimo, invitando eventualmente il presidente a presentare una poesia relativa, diciamo, alla nostra città. Diciamo, ho pensato, presidente, poiché abbiamo pochissimo tempo, chiaramente, no? E proprio ieri, cercando tra libri di poesia e cosa, mi è venuto in mente, appunto, che diciamo in terza circoscrizione, come residente abbiamo la poetessa Francesca Guaiana, che ha scritto diversi libri, che è abbastanza conosciuta, e quindi pensavo, chiaramente, se tutto il Consiglio è d'accordo, di coinvolgerla magari, e chiaramente sicuramente all'interno, diciamo, dei suoi libri, sicuramente ci sarà una poesia dedicata alla nostra città, perché lei chiaramente è piena, diciamo, di questi argomenti, appunto ne ho letti alcuni, e quindi chiaramente fa sempre
fa sempre riferimento, fa sempre, diciamo, riferimento alla nostra città e alla nostra Sicilia, quindi se vogliamo coinvolgerla e magari, diciamo, declinare a lei, diciamo, ecco, delegare questa video diciamo lettura di una poesia, diciamo, in rappresentanza della terza, chiaramente è un fattore molto importante, perché è la giornata mondiale della poesia, ed essere presenti in terza circoscrizione con una nostra rappresentante penso che sia un piacere, un onore da parte, diciamo, di tutto il consiglio. E quindi io volevo suggerire questo all'intero consiglio, a più presto mettermi in contatto con lei se era d'accordo, e magari proporre a lei, diciamo, di fare questa video lettura. Non so che ne pensate. Sì, allora, per quanto riguarda, per carità, dico, infatti lei chiede una videolettura videoregistrata, presumo che sia. Sì. Perché la videoconferenza... Quella sarà un altro tema, ancora deve comunicarci. Tra l'altro, dico, nell'eventualità che dia la disponibilità, può partecipare anche questa persona alla videoconferenza. Sì, secondo me, se il consiglio è d'accordo, bene. Dico, io, anche se, tra l'altro, vorrei pure la partecipazione, oltre a questa signora, che hai detto come si chiama, Saverio? Francesca Guaiana, poetessa. Francesca Guaiana, anche nell'ambito individuale, pure una figura nell'ambito scolastico, soprattutto fra scuole elementari e scuole medie, per dare pure un segnale, diciamo, di presenza da questo punto di vista, se voi siete d'accordo. Dico, non è detto che possiamo pure fare due video in tal senso, va? Presidente, due video letture. Presidente, prego. Dico, ogni suggerimento è cosa gradita e giusta, però dico, va comunque concordato con la dottoressa Calandra, perché l'email è inviata al presidente, nell'email parla di due diciamo momenti distinti e separati. Il momento che è dedicato alla manifestazione del libro Ovunque, dove nell'invito dice che può partecipare sia il presidente che altre persone che lo stesso presidente può delegare o coinvolgere. Un altro momento distinto e separato, infatti lo mette poi alla fine delle mail, è la manifestazione che riguarda questo concorso, per così dire, di poesie di giorno 21. Ma nella parte finale recita chiaramente, essendo indirizzata al presidente, recitata con una sua videolettura. Quindi dovremmo fare prima un passaggio con la dottoressa Calandra, dicendo che anziché il presidente possiamo delegare qualcuno anche nella videolettura della poesia, che la dottoressa Calandra si aspetta una poesia recitata in videolettura dal presidente, si vede spuntare la poetessa, dice: ma chi è questa signora? Quindi, vabbè, si chiarisce questo aspetto, un passaggio va fatto sicuramente, quindi inviando una sua videolettura. Sì, effettivamente. Magari per problemi legati anche ad autorizzazioni di immagine, di registrazioni, di divulgazioni, quindi penso che un breve passaggio dicendo: guardi, dottoressa Calandra, anziché il presidente vogliamo delegare la poetessa Guaiana, perché è una persona che ha collaborato con noi, e quindi insomma chiedere questa informazione e questa autorizzazione. Vabbè. Dico, forse vediamo come si muovono gli altri, pure presidenti, perché la poetessa sicuramente ci fornirà comunque una sua poesia, se non già
quindi vediamo, vediamo, poi in questi aspetti li concordiamo, però consideriamo che quando è la cosa, giorno 21? Sì, Presidente, quindi non è che voglio dire, io oggi contatto la poetessa, dopodiché appunto domani ne parliamo. Allora, contatti sia la poetessa che... No, io direi prima di contattare la dottoressa... Appunto, contattiamo la dottoressa... Per motivi di autorizzazioni, per il divulgamento dell'immagine, deve essere il Presidente a recitarla, noi facciamo una magra figura con la signora poetessa. Assolutamente, allora contattiamo la dottoressa Calandra. Chiaramente sarebbe ottimale che per telefono, ecco, invece di mandare magari un'email che si perderà. No, telefonicamente, difatti vediamo di trovare il numero. Certo, in maniera più immediata, in maniera tale che abbiamo un confronto diretto. Io, Presidente, appunto, quello che dice, diciamo, il consigliere Quartararo è giusto. No, ma anch'io. Però ritengo che facendo il nome della poetessa sicuramente la conoscerà, perché ha... Allora, il problema è la videolettura, non è, dico, perché il presidente. Sono d'accordo con quanto ha detto, diciamo, il consigliere, dico semplicemente che sicuramente la conoscerà, perché ha svolto diverse manifestazioni con il comune di Palermo, soltanto questo, Presidente. Quindi penso che sarà una fase facilmente superabile in questo senso. Però è giusto fare il primo questo passaggio che dice il consigliere Quartararo. Vabbè, fine seduta, allora ci intratteniamo e chiamiamo la dottoressa Galan. Babù. Va bene. Ok, proseguiamo. Ci sono altri interventi, altre richieste? Cioè, altri consiglieri vogliono parlare, no? Allora, se diamo la dottoressa disponibile, diamo lettura del verbale. Allora, il verbale è quello del 10. Posso procedere? Mi proceda. Allora, l'anno 2021, il giorno 10 del mese di marzo alle 9, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale della Terza con modalità telematiche mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge numero 18 del 17/3/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali, Regione Siciliana, nonché della disposizione numero il 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e con avviso di convocazione protocollo 13-54-15 del 25 febbraio 2021 per procedere alla trattazione di argomenti all'ODG. Presiede la seduta il Vicepresidente Andrea Guleni. Partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone, redige il verbale il collaboratore amministrativo signora Sardica. Il Presidente alle 9.32 apre la seduta, procede alla chiama dell'appello, risultano pertanto presenti i signori consiglieri. Adesso Bruschetta, Guleni, Lardi, Pressere, Quartararo e Terranova, risultano presenti 7 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Lardi, Bruschetta e Quartararo. La nomina dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto dell'ODG, ovvero comunicazione al Presidente, dando lettura delle richieste inviate dai consiglieri al Presidente per il successivo inoltro alle aziende competenti. Richiesta installazione della tabella toponomastica in largo delle Tortore a firma del consigliere Guleni. Richiesta pulizia e deserve in via Nicolosi Grasso e via Paratore a firma del consigliere Ilardi. Richiesta pulizia e deserve in via Salvatore Lobianco traversa via Oreto a firma del consigliere Bruschetta. Richiesta di serbo in via Paolo Orsi, a firma del consigliere Bruschetta. Richiesta spazzamento in via Orsa Minore, a firma del consigliere Terranova. Richiesta spazzamento in vicolo Di Gregorio, a firma del consigliere Terranova. Richiesta ripristino punto luce in via Corso Miraglia, a firma del consigliere Bruschetta. Alle 9.39 entra in collegamento il consigliere Tarantino. Risultano presenti 8 consiglieri. Chiede la parola al consigliere Bruschetta, che ricorda l'interessamento da parte di tutto il consiglio riguardo l'area abbandonata nello spazio antistante alla scuola Cesaro, di cui poco è saputo. Con l'aiuto di un consigliere comunale, egli stesso ha avviato una ricerca venendo a conoscenza che esiste per quell'area un progetto che comprende il tratto che va da via Anna Nicolosi Grasso fino ad arrivare in via Orsa Minore, dove al momento vi sono alcune attività. È un progetto di notevole importanza in quanto include un orto botanico, un laghetto,
uno spazio riservato ai bambini, campi da calcio, completato dall'insediamento di diversi alberi e piante ornamentali. Si rimane meravigliati come mai le amministrazioni che si sono succedute negli anni non abbiano dato seguito al progetto. La riqualificazione dell'area darebbe decoro e bellezza all'intero quartiere. Il progetto è stato portato a conoscenza del sindaco e il Movimento 5 Stelle ha chiesto all'amministrazione di creare le opportunità di finanziamento per dare seguito alla realizzazione di tale progetto. Alle 9.42 entra la consigliera Rappa. Risultano presenti 9 consiglieri. Il presidente fa presente che l'area dedicata al culto è quella vicina al vivaio di via Paratore. Consigliere Bruschetta replica che dalla mappa del progetto si evidenzia che l'area dedicata al culto è quella vicina al Pala Oreto. Dottoressa, mi scusi. Un piccolo inciso per poi magari non ritornare. Quando lei parla del laghetto e cosa, non dicevo io campi di calcio, ma un campo di bocce. È diverso perché il campo di calcio è grandissimo. Certo, diverso. Ok. Poi lo fa questa correzione all'inizio. Fatta, invece l'ho fatta già fatta. Grazie. Notevole importanza in quanto include un orto botanico, un laghetto, uno spazio riservato ai bambini, campi di bocce. Ok, grazie. Allora, chiede ed ottiene la parola il consigliere Quartararo, che specifica che l'area interessata dal progetto parte da via dell'Orsa Minore, ma in questo tratto oggi insistono alcune attività. Il primo studio sul progetto risale al 1997, quindi ad oggi nell'area si sono verificati cambiamenti. Presume che possibilmente il comune abbia accantonato il progetto in quanto dispendioso, perché avrebbe da risarcire i proprietari. Per cui il progetto investe ormai solo l'area abbandonata. Bisognerebbe accertare cosa sia successo negli anni, occorrerebbe riqualificare magari una parte ristretta dell'area per non intaccare le attività commerciali, cosa che valorizzerebbe l'intero quartiere, considerata la carenza di strutture pubbliche che riguardano lo svago non solo per bambini ma per tutti i residenti. Il presidente afferma che a distanza di anni le cose cambiano, ma è necessario reperire le risorse e realizzare il progetto. Interviene il consigliere Quartararo, che vuole affrontare un'altra questione, ovvero che, considerato che non si è avuto più nessun riscontro da parte della RAP riguardo alle richieste inviate dal Consiglio per il ripristino del manto statale e del ripristino delle buche, su cui permane un silenzio totale, si è appreso per voci di corridoio che il servizio manutenzione strade, frase mesi, dovrà essere affidato ai privati, ma ufficialmente ad oggi non si sa nulla. Sarebbe opportuno che la Presidenza inviasse una nota esplicativa riguardo alla manutenzione delle strade e al ripristino dei marciapiedi. Il Presidente consiglia al collega Quartararo di redigere un'interrogazione, perché così gli uffici interessati risponderanno per iscritto. Chiede la parola al consigliere Bruschetta, che fa presente che nelle vie sono tantissimi i cumuli di rifiuti ingombranti e, considerato che tra pochi giorni si festeggia San Giuseppe e a Palermo si fa la cosiddetta vampa, i cittadini stanno accatastando i rifiuti per bruciarli, non sapendo che da essi si sprigionano sostanze nocive. Ha presentato diverse richieste alla RAP per l'eliminazione degli ingombranti. Si passa al secondo punto, all'ODG, ovvero approvazione verbale della seduta precedente, con la lettura del verbale del 4 marzo 2021, approvato alle 10.15 per appello nominale, il cui esito è il seguente. Presenti 9, votanti 9, voti favorevoli 9. Esauriti gli argomenti, il Presidente alle 10.16 chiude la seduta. Perfetto, poniamo in votazione il verbale del 10 marzo. Allora, procedo all'appello per l'approvazione del verbale appena letto. Sant'Angelo non c'è. Gulemi. Favorevole. Adelfio. Alfio, forse non c'è. No, non c'è. Bruschetta. Presente. Favorevole, consigliere. Sì, approvo, scusi, dottore. Prego, prego. Ilardi. Favorevole. Rester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Tarantino. Favorevole. E Terranova.
Favorevole. Il verbale è approvato con 8 voti favorevoli. Perfetto, proseguiamo con i lavori. Presidente, posso? Prego, prego. Poiché diciamo abbiamo poco tempo per quanto riguarda il discorso del libro, no? E quindi dobbiamo contattare e verificare. Io, Presidente, proporrei in questo minuto appunto eventualmente, ecco, chiudere al momento la seduta e verificare se è possibile appunto rintracciare la dottoressa Calandra, proprio per in virtù, diciamo, appunto di questo breve tempo di organizzare per il 21 questa manifestazione e quindi dare la possibilità di avere risposte certe affinché appunto eventualmente siamo preparati. Poi non so cosa ne pensa lei e gli altri consiglieri. Ma per chiudere, sospende la seduta? Perché io tra l'altro mi sto dicendo che ora vorrei avvicinare, anzi se qualche collega consigliere vorrebbe venire, vorrei avvicinare qua la scuola presso questo nido scuola Carollo, perché a seguito delle mail che ci hanno inviato ieri, presumo almeno noi un atto di presenza lo dovremmo fare e capire un attimino come muoverci. Vabbè, dico, se allora, chiudiamo la seduta. Qualche consigliere poi tra l'altro vuole avvicinare. Vabbè, allora, chiudiamo la seduta e contattiamo la dottoressa. Sono d'accordo con lei. Prima facciamo il discorso per quanto riguarda la Calandra, ecco, e poi eventualmente andiamo a verificare presso il plesso scolastico dove sono stati subiti questi danni per avere una maggiore chiarezza e entità dei danni. Vabbè, ok. Vabbè, allora alle 10:20 la seduta è chiusa. Buona